la sua vita. Comunque nessuno che sbaglia. E quindi è già un miracolo, Giulio Giacoppo, il numero 3, Marlin Griff per Antonio Terrario, e quindi al comando è Luigi Migliaccio con Giulio, si va a mettere secondo Chiara Canzian che vuole il posto sotto, ma non ce la fa Terrario a dargli il posto sotto, intanto Giulio nettamente al comando mentre viene via Ivori DD con Domitilla del Balzo, mentre secondo con un'operazione incredibile è andato Micena con Piero Dotto. Luigi Migliaccio al comando con Iuligo, Piero Dotto ha filtrato la grande dalla seconda fila con Micela, si è messo secondo, all'esterno cerca di recuperare Marco Salomme con Espresso Vita mentre viaggia a largo Domitilla del Balzo con Auri BD, cavalli che sono sulla seconda curva 31.6 dopo i primi 400 metri, Iuligo resta davanti, Micela però, Piero Dotto è un abile driver, si è messo subito in schiena, fa molta strada Marco Salomme con Espresso Vita, un parcello in 16.2, si va abbastanza piano, dalle retrovie prova a tornare anche Domitilla del Balzo, è partito bene anche il vecchio Fuà con l'Ispitemo. Iuligo al comando, primi 800 metri da 1.19, Luigi Migliaccio controlla la situazione, di fuori c'è Espresso Vita con Marco Salomme, mentre seconda la corda è Micena con Piero Dotto, e poi in terza posizione alla corda c'è il numero 8, l'Ispitemo con Alberto Fuà, e poi dietro il numero 9, Golf d'Asolo con Nicola Chiani, primo chilometro in 1.19.9. Luigi Migliaccio con Iuligo al comando, Espresso Vita e Marco Salomme che stringe i denti per stare a largo, Micela, Piero Dotto che aspetterà la retta d'arrivo, va di dentro anche Alberto Fuà con l'Ispitemo, e adesso vediamo i cavalli sull'ultima curva, arriva anche Nicola Chiani con Golf d'Asolo, Micela che allarga e cerca di andare a prendere Iuligo. Iuligo che tenta di contenere il numero 10 Piero Dotto all'attacco di Luigi Migliaccio, Iuligo al comando, ci prova Piero Dotto che guadagna terreno, Iuligo contro il numero 10, Piero Dotto mentre dalle retrovie avanza anche Alberto Fuà, Luigi Migliaccio se ne va a vincere nei confronti di Micena, ma grande corsa di Piero Dotto, terzo, uno straordinario.